Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, grande è il mio dolore, considerando la disgrazia che ho avuto di offenderti tante volte. Tu invece, con cuore di padre, non solo mi hai perdonato, ma con le tue parole, domandate ed otterrete, mi inviti a chiederti quanto mi è necessario. Pieno di fiducia ricorro al tuo amore misericordioso, affinché mi conceda ciò che imploro in questa novena e soprattutto la grazia di cambiare la mia condotta ed ora innanzi di testimoniare la mia fede con le opere, vivendo secondo i tuoi precetti e di ardere nel fuoco della tua carità. Ma liberaci dal male. Amen. Chiediamo che Dio ci liberi da ogni male, cioè dai mali dell'anima e da quelli del corpo, da quelli eterni e da quelli temporali, dai passati, dai presenti e dai futuri, dai peccati, dai vizi, dalle passioni disordinate, dalle cattive inclinazioni e dallo spirito di ira e di superbia. Lo chiediamo dicendo Amen, con intensità, affetto e fiducia, poiché Dio vuole e comanda che chiediamo così. Gesù mio, a te ricorro in questa tribolazione. Se tu vuoi usare la tua clemenza con questa misera creatura tua, trionfi la tua bontà. Per il tuo amore e la tua misericordia, perdona le mie colpe. E anche se indegno di ottenere ciò che ti domando, esaudisci pienamente i miei desideri, se per la tua gloria e per il bene della mia anima. Nelle tue mani mi abbandono. Fa di me ciò che a te è gradito. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia. Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami nel pericoloso cammino che percorro affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore, dicendomi che per la tua misericordia non lascerai di amarmi un solo momento e che sarai sempre con me. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.